Buonasera a ciascuno. Stasera vi è un nuovo appuntamento del seminario Incontrare Freud. Chiedo solo di spegnere i microfoni a chi sta parlando. Abbiamo come ospiti stasera il direttivo di LFLP, Ernesto Rinaldi. Inizierà la serata Flavia Giacometti, seguiranno gli interventi di Giancarlo Gramaglia e di Giovanni Callegari e concluderà col suo intervento legato all'arte Ernesto Rinaldi. Infine vi sarà il solito spazio dedicato a domande e osservazioni. Comincio presentandovi il primo ospite della serata, Flavia Giacometti, cultrice della psicoanalisi e socia di LFLP e ne cura il coordinamento delle attività e componente del direttivo dal 2005, segue i simposi della società Amici del Pensiero e svolge attività come difensore della salute all'interno del centro clinico. Ha scritto articoli e in quanto attratta dalla scrittura si appassiona nella stesura di pamphlet che lei stessa definisce impresa di disperata pubblicazione ma di ostinata convinzione. Il titolo della serata è Ricapitalizzazione. A te la parola, Flavia. Ok, grazie per questa presentazione. Allora, comincio io questa serata con questo titolo, Ricapitalizzazione. Siccome ho ritenuto l'argomento un po' impegnativo, ho pensato, per entrare un po' nel merito, di partire anche un po' da lontano, ma brevemente, perché io sono anche molto sintetica, quindi in realtà non ruberò molto tempo, ma posso partire dalla mia storia, ma forse c'è qualche disturbo, qualche microfono ancora aperto. Gabriele, devi spegnere il microfono, Gabriele Lodari. Mi sembra di averlo spento, scusate, adesso lo spengo. Ok, dicevo, posso partire dalla mia storia brevemente e dal momento della conoscenza di LFLP, che per me è avvenuta nel 2004, e precisamente in occasione di un seminario che si è svolto a Cirié ed era tenuto da Giancarlo Gramaglia. Il titolo era I semi del malessere. Io ero stata invitata da mio fratello e da sua moglie, che erano amici di vecchia data di Gramaglia. Fino ad allora, nella mia storia sia personale che professionale, avevo girato intorno al discorso della psicoanalisi con molte letture che mi appassionavano e mi attraevano molto. Avevo fatto una significativa, un'importante esperienza religiosa, poi cessata, spostando l'attenzione in un ambito laico, ma conservando l'applicazione di pensiero all'uomo come soggetto di valore, meritevole di cura e di attenzione in quanto tale, e fuori da sentimentalismi, dall'ambito religioso, discorsi esistenziali che mi avevano un po' accompagnata per parecchi anni. Avevo poi scelto un percorso di studi psicologico-sociale. E mi era venuta incontro nelle scelte di quegli anni una considerazione di Freud, una considerazione che avevo letto di Freud, che è la seguente: l'uomo è capace, cioè può, ed è capace di assumersi la responsabilità delle proprie potenzialità e delle proprie parti distruttive per sviluppare le prime e trasformare le seconde. Aggiungo, attraverso il lavoro, questa operazione è possibile attraverso il lavoro di analisi per giungere a riconoscere il proprio capitale, per l'appunto. E così mi avvicino un po' al tema di questa serata. L'incontro con il laboratorio di formazione e lettura psicoanalitica mi ha permesso negli anni, come mi piace sempre ricordare un'affermazione di Giacomo Contri, mi ha permesso di allungare la mano, ossia di afferrare un po' di più di me e di partecipare come so, come posso, è onorata di partecipare al processo di civilizzazione di cui parla Freud quando afferma: dove era l'es deve subentrare l'io. È un'opera di civiltà,
come ad esempio il prosciugamento dello Zuidersen, la bonifica di quell'ampio territorio acquoso in Olanda, di cui Freud parla, se non erro, in introduzione alla psicoanalisi. Dunque, il tema di questa sera, capitalizzazione e ricapitalizzazione, mi appartiene e mi fa venire in mente, proprio per, come dicevo prima, prendere un po' largo questo discorso, un possibile punto di partenza piuttosto trattato, che è il discorso del capitale trattato da Marx, non solo, ma data l'importanza, parto di lì. Sono quattro i libri dei quali il primo è stato pubblicato da Marx nel 1867, gli altri sono usciti postumi a distanza di alcuni anni. Prendo alcuni spunti e poi vediamo perché. Il Capitale inizia con l'analisi della merce. Sono merce tutti gli oggetti che servono a fare qualcosa. Una giacca per vestirsi, una lavatrice per lavare la giacca o un computer per scrivere. Se considerata come oggetto utile, la merce ha un certo valore. Marx la definisce valore d'uso. Il valore d'uso è la misura dell'utilità di quella merce. Tutte le merci, però, indipendentemente dall'uso che ne facciamo, possono essere scambiate le une con le altre e hanno quello che Marx definisce valore di scambio. Si osserva, Marx osserva che tutte le merci condividono l'essere prodotte dal lavoro umano. Il valore di scambio, quindi, è determinato dal lavoro e in particolare dal tempo di lavoro necessario alla sua produzione. Marx chiama feticismo della merce il carattere rovesciato del rapporto che instauriamo con le merci. Crediamo che le merci contengano in sé il proprio valore e non conosciamo il fatto che il valore è prodotto dal lavoro e quindi dallo sfruttamento. Ma su questo termine metto un po' l'attenzione e mi soffermo per considerarne l'accezione che si presta al discorso che portiamo avanti con i nostri lavori e quindi sulla necessità della riforma linguistica di cui spesso parliamo, perché sappiamo che l'albero si giudica dai frutti e che il raggiungimento della soddisfazione avviene per mezzo di un altro. In questa operazione di sfruttamento, i due posti sono intercambiabili. Ma questo pensiero, non penso che confligga con Marx, ma arricchisce, precisa e permette all'uomo di recuperare la propria disposizione di operaio al lavoro. Anche questa è un'affermazione che Giacomo Contri ha utilizzato spesso. Operaio al lavoro come un altro. E a proposito di linguistica, ancora lì un po' mi fermo, perché ho provato a cercare sul dizionario la voce capitalizzare e ho trovato questa definizione: trasformare in capitale il risparmio o gli interessi accumulati. E la considerazione che mi è venuta è: ma non sarebbe più conveniente trasformare il capitale in capitale, scusate, il guadagno, piuttosto che il risparmio? Proprio perché in questi giorni, in un discorso fatto con Giovanni Callegari, lui mi faceva considerare che il risparmio non è guadagno.
Ma io non sono certamente capace di fare un'analisi più approfondita dell'eventuale raccordo tra il pensiero di Marx e quello di Freud, lo lascio ad altri, ma prendo il buono di partenza per arrivare ad un punto successivo, perché alcuni termini mi possono aiutare. E provo a dire che il lavoro che proviamo a mettere in campo partendo proprio da Freud, che ci ha preceduto, ripreso da Giacomo Contri e lavorato in LFLP, sottolinea che gli oggetti sono materie prime del lavoro di investimento tra partner, dove si costituisce una relazione produttiva e lucrativa tra partner, quindi non relazione oggettuale che è patologia. Entra in gioco, entra a far parte anche il termine di proprietà, che ha un doppio significato. Da un lato, qualità o caratteristica, e bene investibile in un rapporto. Dall'altro, bene investibile in un rapporto, dunque valorizzabile, valorizzabile per opera di un altro. Perché si può dire, penso si possa ben dire, che non c'è rapporto se non ha esito in una valorizzazione. E gli individui entrano in relazione tra di loro in un rapporto di domanda e di offerta che può essere soddisfatto nel regime dell'appuntamento, dove si conviene e quindi si discosta radicalmente dal regime di comando, da un regime verticistico. Questo vale per qualsiasi situazione di vita quotidiana. Mi veniva in mente tra venditore ed acquirente, perché in questi giorni sono un po' immersa in questa situazione, tra insegnante e allievo, genitore e figlio, amico e amico, per arrivare anche alla relazione di analisi tra psicoanalista e paziente. Si tratta di un lavoro che passando da una fonte meta individuale apre le porte all'incontro con l'altro e quindi è estendibile all'esterno, ad un sociale, ad un universo, provando ad allestire un mercato che è la fonte del valore, per riprendere i termini che abbiamo detto, che ho detto prima. Attraverso questa via, che ho sinteticamente, brevemente, magari neanche tanto ben illustrato, sono state promosse le numerose iniziative all'interno del laboratorio di formazione e lettura psicoanalitica. E queste iniziative, beh, sicuramente quella del seminario annuale, tuttora in corso, ma abbiamo attraversato anche tante altre iniziative, alcune concluse, alcune che si possono riprendere, alcune ancora in corso. Ne cito alcune, ma veramente poche: il passalibro psicoanalitico, il mercato senza moneta, lingua in salsa, le rassegne del visionando, quando abbiamo visto alcuni film o alcuni spezzoni di film. O le presentazioni dei libri che sono andate sotto diverse definizioni, da espressioni a talking cure, a prove di scorrimento. Ma mi fermo qui perché in realtà sono tutte iniziative recuperabili sul sito Casa della Psicoanalisi e anche all'interno dell'annuario che è anch'esso pubblicato in forma scritta sul sito. Sempre sul sito della Casa della Psicoanalisi, ma scorrendo il programma di quest'anno, visto che il prossimo nostro appuntamento verterà proprio un po' su questi aspetti, e quindi qui mi fermo. E chiuderei anche questa mia breve relazione con un think,
di Giacomo Contri del 12 ottobre 2015, che ha come titolo Capitale umano. E dice: la competenza a imprendere è iniziale, è il suo, cioè il proprio, il suo di partenza dell'uomo, ma subito obliterato, annullato, rimosso. E io qui mi fermerei, passando un po' la parola Vado io, Ok, va bene. va bene. È importante sentire proprio e capire che sei tu il capitale, sei tu il tuo capitale. Non c'è altro, l'altro serve, sì, serve per mettere e convenire con te, ma ciascuno è e ha il proprio capitale. E come Giacometti sottolineava, no? C'è proprio poi c'è il capitale che si puoi anche fare dei soldi col tuo capitale. Ma in primis c'è il tuo capitale umano, che potrai poi, come diceva Giacometti, far fruttare e quindi l'allungare la mano. Ed è importante ed importante questa questione, perché se questa questione diventa secondaria, non c'è, diventi. Punto. In primis sei tu che puoi imputarti e imputare il tuo pensiero. Quella ricapitalizzare, che cosa poi significa per noi? Significa ritornare per riprendere il tuo capitale e farlo fruttare meglio. Cioè, e metterti in condizione di poter, come dire, avere un maggior frutto, di saperlo sfruttare meglio. Ecco, volevo intanto in primis proprio sottolineare questa proprietà tua. E poi così, magari ci ritorniamo, adesso vediamo se Callegari o qualcun altro voleva. Sì, grazie. Ma grazie soprattutto alla dottoressa Giacometti che ha messo lì un sacco di cose molto positive, alcune un po' enigmatiche, dobbiamo dire, come l'ultima citazione di Contri, di Tink, che non è così. È venuto un po' in mente Ungaretti, no? Questo taglio un po'. Però intanto la ringrazio per avermi citato sulla questione del risparmio e per entrare appunto, come dire, perché la capitalizzazione è qualcosa che riguarda proprio ciascuno, che riguarda, come diceva anche Gramaglia, tutti noi. E a volte però assistiamo anche da un punto di vista, come dire, psicologico, delle riserve. Ci sono delle persone che amano le riserve e queste purtroppo diventano delle riserve mentali e non ce ne facciamo nulla delle riserve mentali perché appunto non le scambiamo
non diventano quel bene, quella merce di scambio di cui ci diceva la dottoressa Giacometti. E sottolineando appunto, come dire, il posto interscambiabile nel rapporto e nella relazione con l'altro, interscambiabile nel dare e ricevere beni, beneficio. E quindi tutto il lavoro, come dire, della ricapitalizzazione è un lavoro veramente molto utile, non è un motto o un modo di... è proprio un percorso che a volte a taluni soggetti è interessante proporre, perché cosa significa? Significa, è proprio in questi giorni, proprio nei giorni nostri, dove c'è molta difficoltà ad avere un'identità, no? Molte persone lamentano questa scarsa o questo non sapere chi sono, non sapere dove vanno, eccetera. E quindi il consolidare la propria identità passa attraverso la capitalizzazione delle proprie esperienze di vita, proprio ricapitolando tutte le cose che abbiamo affrontato, che abbiamo vissuto, che abbiamo a volte insomma sofferto e a volte gioito. Ecco l'interessante modo di fare un percorso per costituire, capitalizzare la nostra identità. A parte il neonato a Sant'Anna di stasera, cioè tutti abbiamo degli anni alle spalle, non siamo gli ultimi arrivati, da nessuna parte. Siamo persone che in qualche modo, se riescono appunto a consolidare la propria identità, che passa attraverso le esperienze che si sono fatte, che abbiamo in qualche modo esperito. E qui giustamente la dottoressa Giacometti si rifaceva a quelle attività del laboratorio di formazione di lettura psicanalitica, perché la psicanalisi ha bisogno, soprattutto oggi come non mai, di avere una sua identità, di avere un suo proprio sapere, una sua propria conoscenza, un suo proprio campo di applicazione, che non è all'esterno del soggetto, è tutto all'interno del soggetto, questo campo di applicazione. E quindi i lavori svolti dal laboratorio sono stati quasi sempre volti alla diffusione, non solo delle teorie freudiane, ma proprio alla diffusione dell'esistenza dell'inconscio. Guardate che non è banale questa cosa, ormai al giorno d'oggi l'inconscio sembra qualcosa da, come dire, da trogloditi, da come si dice, proprio molto molto vecchia, molto più che vecchia, ecco. E invece mai come oggi si fa sentire gli effetti della rimozione, la rimozione dell'odio, la rimozione dell'aggressività, la rimozione di quello che è il lato, diciamo, peggiore dell'uomo, che esce fuori come sintomatologia, che esce fuori come guerra, che esce fuori come assassinio. Mai come oggi, forse oggi lo sappiamo di più, magari c'era anche un tempo, per carità, non voglio... però... figli che uccidono i genitori che uccidono i figli, cioè è un'azione o sono azioni che partono dall'aver rimosso le nostre proprie aggressività, il nostro odio, che invece deve esserci ben cosciente, deve essere ben presente nella nostra vita quotidiana. Non dobbiamo dimenticare che ci siano anche in noi queste parti che ci compongono, non sono due parti, come sovente ha da dire il dottor Gramaglia, non è che c'è un alto e un basso, uno spirituale e un carnale, no, c'è un tutt'uno. E quindi su questo piano dobbiamo lavorare. Ecco, ritornando per finire, per concludere sulla
capitalizzazione, il capo è il nostro capitale, ce l'ha detto il dottor Gramai. Il nostro capitale è il nostro pensiero e la ricapitalizzazione è tutta l'esperienza che abbiamo esperito negli anni che ci consustanzia. Non siamo privi di identità, noi un'identità ce l'abbiamo forte e affonda le radici nella nostra esperienza passata che siamo andati a capitalizzare, che andiamo quotidianamente a capitalizzare, a non dimenticare tutte le nostre gioie e tutte le nostre sofferenze. Questo è il peso e a volte devo dire che anche per il laboratorio di formazione di lettura psicanalitica a volte sì, ci si attarda nelle gioie, ma a volte purtroppo anche in qualche sofferenza, anche in qualche, come dire, non aver proprio centrato l'obiettivo di una diffusione capillare della psicanalisi. Va bene, io mi taccio, sono a disposizione per delle domande. Ringrazio ancora la dottoressa Giacometti per la sua bella, anche per aver citato a lungo il capitale di Marx. Grazie. Devo lasciare la parola alla Rinaldi. Gabriele Cominotti. Posso commentare, ecco, quello che hai detto tu, che mi è piaciuto. Intendo ricapitalizzare come valorizzare il pensiero di ciascuno. Il fatto stesso di parlare, di dire il proprio pensiero, è valorizzarlo e anche metterlo in comune. Quindi valorizzare, ricapitalizzare uguale valorizzare, uguale mettere in comune. E far sì che possa diventare oggetto di discussione con gli altri e quindi di crescita per tutti. Ovvero, la mia solita parola è rapporto. Ci si mette in rapporto. Pubblicarlo. No, è diverso. Cerca sul vocabolario. Voce del verbo pubblicare, non è parlare. Comunque, pubblicare per iscritto, stessa roba ovviamente, anzi sì, è ancora è più oggetto di diffusione, suppongo. Quindi adesso non stiamo pubblicando? Secondo me no, solo se scriviamo gli atti di questo seminario, credo, la mia interpretazione è questa, ne potremmo discutere alla tavola rotonda. Io pubblico. Bene. Ma prima di Gallucci c'è Ernesto Rinaldi che vuole dire qualcosa? Sì, se volete io faccio il mio intervento su Marte, d'accordo, va bene. Allora, questa sera vorrei proporvi due lavori di due artisti, due dipinti. Allora, condivido lo schermo. E il primo è questo. Ecco, come vedete, questa è l'incoronazione di Napoleone, il titolo del quadro è l'incoronazione di Napoleone, di Jacques-Louis David, ed è un lavoro di notevole dimensione, è di 9 metri e 70 per 6 metri e 10. È un lavoro compiuto nel 1800, tra il 1805 e il 1807. E con questo lavoro ci sono rappresentati ben, aspettate che vado a leggere, 190 spettatori
che fra l'altro sono tutte rintracciabili, perfettamente rintracciabili, cioè i vari dignitari, i vari consoli marchesi, oltre naturalmente a Napoleone, al Papa e alla Regina, sono tutti perfettamente rintracciabili. È un lavoro, come potete immaginare, di dimensioni enormi. Le persone, quelle che sono davanti in primo piano, sono come dire, a grandezza naturale, quasi a grandezza naturale. Quello che vorrei far notare è che questo lavoro ha, adesso lo vedete naturalmente in piccolo, ma penso che sia immaginabile, ci sono dei dettagli minuziosi di tutto, del manto, le pieghe, la corona, i gioielli che adornano i volti. È un lavoro estremamente minuzioso che fotografa esattamente quella situazione. Fotografa esattamente poi con l'apporto del pittore, perché per esempio era raffigurata la madre di Napoleone, che invece non era presente realmente alla cerimonia. Ma questo è per dire che è un lavoro del 1805, dove dobbiamo soltanto stare a leggere quello che ci è rappresentato. Dico questo perché il secondo dipinto, poi magari torniamo su questo, il secondo dipinto che vorrei mettere lì, farvi vedere, è questo, che è un lavoro di Mart Rothko, scusate, del 1900, è nato nel 1903 in Lettonia e poi si è trasferito negli Stati Uniti. Questo è un lavoro del 1956 che si intitola Arancione Giallo, titolo CC. Ma non lo vediamo, eh? Ah, non lo vedete, scusate, allora forse, scusate un attimo, forse dovevo, scusate, avete ragione, devo condividere di nuovo, scusate. Devo tornare. Scrivo. Ok, adesso dovreste vederlo. Allora, dicevo, questo è un lavoro di Mark Rothko, un artista nato nel 1903 in Lettonia, quindi è trasferitosi poi negli Stati Uniti, dal titolo Arancione Giallo, che è del 1956. Anche questo è un olio su tela come l'altro, di dimensioni 2,30 m per 1,80 m. Il divario di anni, che è notevole, di 200-230 anni circa, fra l'uno e l'altro, ho messo, è notevole, ma è secondo me notevole non tanto la distanza di anni, quanto la situazione nella quale ci troviamo, qui di fronte a questo dipinto di Rothko, rispetto all'altro. Qua, a parte il titolo che arancio giallo, che non è che sia molto originale, ci dice ben poco. Quello che vorrei arrivare a dire è che la differenza notevole è che qua, se vogliamo capirci qualcosa, se vogliamo metterci qualcosa, dobbiamo mettercelo tutto noi. Questa distanza di 200 anni ci fa dire che mentre lì il pittore ci diceva tutto o quasi tutto, anzi perfettamente, dettagliatamente, che cosa ci vuole trasmettere, in questo caso invece il rapporto si ribalta, cioè si ribalta nel senso che è chi guarda che è invitato a trovare qualche cosa, a trovare delle impressioni, a trovare delle visioni, a dirne qualche cosa. È tutto demandato allo spettatore.
E qui entra in campo, come dire, proprio il soggetto, e rientra un po' anche nel tema della capitalizzazione, cioè il soggetto qua di fronte a questo lavoro deve farci un lavoro, deve investire il suo pensiero per poter trarre qualche cosa, se ne trae qualcosa, ma devo anche dire che entrambi questi lavori io l'ho visti dal vero, sia quello di David che è esposto al Louvre, e questo di Rothko io l'ho visto da Alessandria in una mostra che è stata allestita da Alessandria alcuni anni fa. E sicuramente questo secondo lavoro, questo di Rothko, con l'immagine è, perde moltissimo, perde, come dire, direi quasi di più dell'altro rispetto all'altro, perché non sono visibili le pennellate, che invece dal vivo sono... a me ha suggestionato molto questo lavoro quando l'ho visto, perché i contorni non sono ben definiti, i colori quasi rinfrangono uno dentro, anzi rinfrangono uno dentro l'altro. E un po' forse lo potete anche notare anche da questa immagine, che però sicuramente perde. Questa differenza, questo salto non solo temporale, ma di impostazione del lavoro, fa emergere, cioè mentre nell'altro lo spettatore è, se guarda quello che guarda, può dire cosa, anzi sono stati scritti libri, libri e libri su, anche sull'altro, di critica, di osservazioni, di critica artistica. Su questo in modo specifico, invece il pittore, sembra che dica proprio poco, no? Poi avrà anche lui da dire la sua, ma è tutto demandato al soggetto che si pone davanti all'opera. In questo modo è rivalutato lo spettatore, cioè chi va a guardare, chi va a vedere, ha da mettere solo lui tutto quello che... cioè è un invito al lavoro. Oltretutto c'è un altro aspetto che vorrei dire, che questo secondo lavoro, come dire, facilita anche molto l'invito a dipingere, se uno ha piacere di farlo, perché mentre nell'altro è necessaria una esperienza, una qualità, una difficoltà non indifferente. Su questo ciascuno può mettersi lì e dire ma lo faccio anch'io, senza grosse difficoltà, mettendoci del suo, magari cambiando alcune cose, ideando delle altre questioni. Ecco, questo ribaltamento totale proprio di come si presenta l'opera d'arte e di come soprattutto ci si mette come spettatori, come soggetti di fronte, e qua il lavoro bisogna farlo tutto da sé. Ecco, lascerei la vostra osservazione e aggiungerei un altro particolare che ci collega all'altra, alle cose che ho detto nell'altro incontro, perché di questo quadro, veramente della mostra che è stata fatta a Parigi un anno fa, un critico, un certo Jason Farago, dice queste cose, che appunto ha recensito la mostra per il New York Times, e dice: ho visto in alcune tele, sta parlando di queste, dell'esposizione di Rothko, ho visto in alcune tele una tentazione decorativa. Si potrebbe dire che è piuttosto lo stesso sguardo che Leonardo da Vinci
aveva per le macchie sui muri. Ed è esattamente quello che facevo notare l'altra volta. Quindi c'è quasi un riallaccio al passato, ancora precedente, che è quello di David, che è del 1805 il dipinto, al 1540, che sia di, mi pare, di Leonardo da Vinci. Ecco, dette queste cose, mi fermo qui. Grazie. Tolgo la condivisione. Ok. Questo è quanto. C'era forse Flavio che voleva intervenire prima? Grazie. E pensavo, grazie per gli interventi, pensavo alla parola ricapitalizzazione e alla già, non dico soluzione, però già una proposta iniziale che ho colto solo in parte sul pubblicare, pubblico, atto pubblico. Quindi sicuramente il pubblicare un libro è una diciamo rientra tra gli atti pubblici, questo è certo, ecco, quindi del diritto di uno verso tutti e di tutti verso quell'uno lì. Quindi non pensiero non fa provincia nell'intimistico, in quella categorizzazione che Contri un pochettino criticava tra diritto pubblico e privato, l'orticello e quindi la capacità di atti di, che sono sempre pubblici, ecco, da parte di uno nei confronti di tutti, dell'uno verso l'universo dei rapporti e viceversa. Wo es war, so soll ich werden. Pensavo a questa espressione di Freud, e si fa in fretta a passare al dover essere, ecco, si fa in fretta. Grazie. Barbara Varelli. A me è venuto in mente, rispetto alla ricapitalizzazione di cui ha parlato Flavia Giacometti, che potrebbe essere molto legata alla ristrutturazione linguistica di cui anche ha parlato. E cioè che la ricapitalizzazione di ogni soggetto potrebbe essere proprio la proposta di una ristrutturazione del linguaggio che arricchisca con la propria esperienza le esperienze precedenti. Posto che il linguaggio è una convenzione, ci mettiamo d'accordo e ci capiamo, ma ognuno si capisce sulle proprie esperienze. Dal momento che ogni soggetto ha la propria storia e le proprie esperienze, può aggiungere attraverso la riformulazione del linguaggio e ricapitalizzare per tutti. Mi vengono in mente i nuovi significati che magari il termine famiglia può aver assunto negli ultimi 20 anni rispetto ai 100 anni precedenti. Oppure matrimonio, oppure lo stesso termine sfruttamento che Flavia ha indicato appunto essere per Marx una cosa
ben definita e che non implica, diciamo, l'accordo delle due parti, mentre invece mi sembra di capire che per Giacomo Contri ci sia stata appunto una ricapitalizzazione proprio del significato della parola sfruttamento in termini di arricchimento. È possibile uno sfruttamento anche positivo, laddove appunto per Marx sfruttamento era il plusvalore estratto, diciamo, obtorto collo dal lavoro della classe operaia. Per cui, ecco, la ricapitalizzazione potrebbe essere proprio la riformulazione linguistica attraverso l'aggiunta, l'aumento delle esperienze individuali. Certo che è la presa di la presa su di te, sei tu che riprendi te, e quindi è il tuo lavoro che riprende il tuo capitale e lo pubblichi. Adesso lasciamo stare la differenza lì, che diventa una che lo metti al servizio degli altri. E quindi è estremamente importante questo problema della ricapitalizzazione, perché è proprio la possibilità di trovare te stesso e di ritrovarti. Tra l'altro, recuperando il tuo inconscio, perché il pensiero è pensiero inconscio anche. Se posso, volevo ancora dire questa cosa riprendendo da quel think che Giovanni Callegari diceva un po' criptico di Giacomo Contri, perché alla luce di quello che è stato detto fino adesso mi è più chiaro pure a me, e allora lo dico anche a voi. Allora, lo rileggo. La competenza a imprendere è iniziale. È il suo, tra virgolette, quindi il proprio di ciascuno, di partenza, ma subito obliterato. Come il biglietto dell'autobus, quando salgo e vado a obliterarlo, poi lo annullo. A fine corsa lo butto via. Cioè, cosa faccio? Non capitalizzo. E l'esatto, obliterare è il contrario di capitalizzare. Secondo me Contri con questo think, lui non l'avrebbe mai spiegato, perché ogni volta che gli si chiedeva mi spieghi cosa vuol dire quella roba lì, non è mai avvenuta questa spiegazione, ci provo. Ma ci mette un po' in guardia da quel processo di rimozione che ostacola la capitalizzazione. Certo, che è l'incontrario del riprendere. Non sappiamo quanti minuti mancano per darci un'idea, anche per non andare una decina di minuti, Giancarlo. Una decina di minuti. Ah, ok, grazie. No, è così, abbiamo un po' la mappa della cosa. Sì. Quando mancano 2 minuti, così concludiamo. Posso dire qualcosa io? Mi sentite? Sì? Intanto grazie per questi interventi. Parecchi spunti. Mi hanno fatto venire in mente i formidabili anni 70, in cui si leggeva proprio questo tentativo, no, di trasformare, di tradurre tutti i termini marziani del capitale
In termini psicanalitici si tentava di conciliare il marxismo con la psicanalisi. E in particolare ricordo che, questo anche recentemente, noi per esempio di Tracce Freudiane abbiamo avviato un cartello in cui leggevamo soltanto il testo di Jean-Joseph Gou, che è Marx, Freud, economia e simbolico. Marx, Freud, economia e simbolico. Edito da Feltrinelli, che è un testo formidabile in cui si riprende tutto, la nozione di plusvalore, la nozione in particolare il fallo, no? La questione del fallo su cui gli lacaniani discutevano molto in quegli anni. E questo però per dire che il capitale effettivamente è una cosa molto interessante, soltanto che in Marx rimane un capitale per così dire algebrico, no? Una logica del più e del meno, effettivamente. Non è in questa logica algebrica che bisogna intendere per noi la questione del capitale. Il capitale è un capitale intellettuale, cioè dire, ma questo è stato ripreso anche da Gramaglia piuttosto che da Callegari, insomma, cioè il capitale è effettivamente questa esperienza che prescinde da ogni possibilità di misura, no? Qualcuno ha tentato poi dopo, per esempio, di togliere la questione dell'avere e di introdurre l'essere. Non faccio riferimenti, ma ci sono psicanalisti che hanno lavorato molto su quello, no? In favore dell'essere bisognava non considerare più l'avere, e questo rimaneva abbastanza rivoluzionario inteso in termini marxisti. In realtà si tratta di accorgersi che non è né la questione non è né quella dell'avere, che suppone appunto una misura, una quantità, una sostanza, quindi da misurare in più, e neppure dell'essere, perché l'essere è ancora la rappresentazione di qualcosa che sfugge sempre, di questo oggetto reale inafferrabile che Lacan chiamava l'oggetto piccolo A. Quindi, quando noi diciamo, come giustamente è stato detto, che l'esperienza è di ciascuno, è individuale, intendiamo dire che deve essere resa pubblica, perché effettivamente parlando io pubblico, quindi su questo sono assolutamente d'accordo con Gramaglia, no? Rendere pubblico vuol dire esprimersi, io mi esprimo e già quando penso io tento di rendere pubblico qualcosa a me stesso, quindi già il pensiero è il tentativo di pubblicare. Ecco, ma pubblicare che cosa? Questo capitale intellettuale. Quando il mio sapere, che è sempre, lo sappiamo, no? Un sapere non saputo, un sapere inconscio, quando io tento di esprimere questo mio sapere, io sto pubblicando e sto, come dire, sto esponendo quello che è il mio capitale. Quindi il capitale va inteso appunto in questi termini. Mi fermo qui, ma sarebbero molte le suggestioni da aggiungere, no? Capitale intellettuale, ovviamente, capitale quindi simbolico, non è un capitale misurabile, ripeto, non ha a che fare con la quantità, con la misura. Questo vale anche per l'industria, vale anche perché cosa fanno in generale la logica aziendale e come dire, i broker, eccetera, tutti quelli che si occupano di commercio, di investimenti, eccetera. Ragionano sempre in questi termini, come se la questione fosse sempre solo quella della partita doppia, no? La perdita o il guadagno. E noi psicanalisti abbiamo, a mio parere, il compito, anzi sempre di più ci penso, io mi convinco, il dovere di introdurre la variabile del desiderio, perché la variabile del desiderio, il capitale non è solo deducibile dal passato, che è sempre algebrico, no? Questo, ho speso tanto, ho guadagnato tanto, quindi adesso faccio questo e quest'altro. No, il desiderio si rivolge all'avvenire, è la speranza dell'avvenire, quindi capitale è intellettuale, quello che mi permette di avere la traccia per l'avvenire. Basta, grazie. Ernesto Rinaldi. Sì, grazie. Eccomi, accodo a quello che diceva adesso Gabriele Odari, dicendo che è lo stesso principio di piacere, la soddisfazione, la ricapitalizzazione.
perché è un plusvalore. Quando c'è la soddisfazione, quando avviene, accade il principio di piacere, c'è qualcosa che prima non c'era, che sicuramente riguarda me, perché sono io che so qual è la mia soddisfazione, ma è qualcosa che prima non c'era, è un plusvalore, è quella. Questo è un aspetto della ricapitalizzazione, è la soddisfazione, qualcosa che prima non c'era, che accade adesso dal discorso con voi, per esempio questa sera, perché ho acquistato delle cose che prima non avevo, un'ora fa non c'erano. Grazie, mi fermo qui. Flavio Gallucci. Ci si chiede come l'uomo possa concedersi un lusso come l'inconscio. È un testo, è preso diciamo dal frontespizio di un testo che si intitola Un giurista sovietico e Freud, l'introduzione di Contri. Così mi era passato sotto mano questo qua. Si vede? Comunque rimane disponibile anche sul sito della SAP. Dove che è l'introduzione poi del desiderio. Ma c'entra molto con la ricapitalizzazione, secondo me. Certo, certo, certo. C'era Elisa Favaro che doveva parlare? No, grazie. Allora Giancarlo, mancano 2 minuti, se vuoi concludere. Riusciamo a stare in una registrazione sola per la felicità di andiamo noi. A dire del prossimo, vai. Allora ricordo il prossimo appuntamento che sarà sempre giovedì, sarà il 21 marzo alle ore 21 sempre su piattaforma Jitsi. Saranno presenti Tiziana Bonollo, Flavia Giacometti, Ernesto Riva e il direttivo di LFLP. Sarà un incontro sotto forma di tavola rotonda dal titolo Annuario LFLP 1980-2023. Ringrazio tutti per gli interventi e la serata. Arrivederci. 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 Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Grazie, ciao.